Si chiama Adam Ergenreder, è un ragazzo di 18 anni di età dell'Illinois. Negli Stati Uniti d'America l'uomo in questione avrebbe rischiato di morire per colpa della sigaretta elettronica, stando a quello che sarebbe riportato nel web di oggi. I medici gli avrebbero detto che avrebbe i polmoni di un settantenne e che non può continuare a fare sport. Diciamo che ci sarebbe, diciamo così, da mettersi le mani nei capelli leggendo questa notizia. Io vi chiedo di andare a leggere voi stessi, io ve la sto trasmettendo però sul web. In buona sostanza il ragazzo sarebbe stato portato in ospedale per tempo, fumava la sigaretta elettronica da 18 mesi, convinto che fosse innocua. Vaporizzava un quantitativo di fumo pari ad un pacchetto di sigarette al giorno. Si sentiva però affaticato, da come si legge nel web, nell'ultimo periodo, e avrebbe respirato a fatica. I dottori mi hanno detto che se non lo avessi portato in ospedale sarebbe morto, così avrebbe detto la mamma di Adam, di nome Polly, che in una recente intervista ha fatto sapere che adesso Adam, grandissimo appassionato di wrestling, molto probabilmente potrebbe lasciare proprio questo sport che praticava con grande passione e che praticava prima del ricovero in ospedale. Vi ringrazio per l'ascolto. Il ragazzo intervistato da CNN avrebbe detto: è spaventoso pensare che ha fatto quel piccolo oggetto ai miei polmoni. Un saluto caro, chiaramente non butto fango sulla sigaretta elettronica, ognuno è libero di pensare e fare ciò che vuole nel rispetto di se stesso e degli altri. Questa però sarebbe la notizia in questione. Leggetela voi stessi nel web, non vi assumo alcuna responsabilità di ciò che ti ho trasmesso per causa del condizionale.